Ecco, proviamo a vedere adesso come modellare tipo un pino in low poly, quindi l'effetto è qualcosa di questo tipo, come vedete, e per vederlo cominceremo da zero, al solito, e faremo un nuovo progetto e partiremo col nostro solito cilindro. Quindi cancelliamo il cubo e poi facciamo un bel Shift A cilindro, gli mettiamo sempre 8 per mettere un cilindro a basso numero di vertici, in questo caso 16, vedremo che aumenteranno un po'. Lo vediamo di lato, quindi lo 1, 5 per vederlo non in prospettiva. E 1 perché lo stiamo vedendo di fronte, e poi la prima cosa che facciamo un S Z per renderlo un pochino più lungo. Ok, per esempio questo. A questo punto andiamo in modalità modifica, selezioniamo, come abbiamo visto, con Alt, tasto destro, il cerchio in alto. E allontaniamo un attimo il mouse e poi facciamo S e restringiamo in maniera tale da ottenere una specie di cono. Questo diventerà il nostro albero. Ora ci avviciniamo un po' deselezioniamo tutto. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andremo ad aggiungere con la tecnica degli R che abbiamo visto per gli scacchi 5 anelli interni, quindi faremo un bel CTRL R 5, poi invio e abbiamo i nostri 5 anelli. Bene, ora questi 5 anelli facciamo un piccolo trucco, nel senso che cerchiamo di raddoppiare questi anelli, però lo facciamo, deselezioniamo, facciamo uno per ciascuno, facciamo CTRL R, clic. Spostiamo questo nuovo anello in modo tale che vada esattamente a sovrapporsi all'anello di sotto e poi facciamo un S e lo allarghiamo leggermente in modo tale da fare una chioma. Facciamo A, facciamo lo stesso trucco anche qua, quindi CTRL R, invio, sposto in basso, S, allargo. Poi facciamo CTRL R, invio, in basso, invio, S, allargo. Vedete che faccio i vari pezzi di chioma. A, stesso discorso, CTRL R, zap, tac, tac, tac. Faccio gli altri pezzettini qua. Tac, tac, S. Vedete che abbiamo fatto quasi tutta la nostra chioma. Facciamo l'ultimo pezzo, S, eccetera. Ok, allora a questo punto questa cosa qua dobbiamo incicirlo un po', quindi selezioniamo tutto, anzi no, intanto che qua dobbiamo selezionare tutti questi anelli che abbiamo aggiunto, vedete che è già, in realtà sarebbe già un pino così, quindi andrebbe bene, ma noi volendo possiamo farlo proprio scendere un po' in giù in modo da dare l'effetto chioma cadente, no? E questo si fa facendo Alt tasto destro e poi Shift Alt e poi mi prendo i vari anelli che ci sono sotto e tutti questi anelli, come vedete, semplicemente mi limito a fare un G, grab Z e li facciamo scendere in basso. Vedete che li facciamo scendere in basso? Uff, aspettate, vediamo da così. Ok, li facciamo scendere un pochino in basso, così G, Z. Ok, li facciamo scendere in basso. Ok, quindi a questo punto vedete che praticamente gli anelli sono quindi il pino è quasi fatto. Dobbiamo incicirlo un po', quindi selezioniamo tutto,
S, Shift Z e lo facciamo un pochino più grasso. Ok, poi una cosa che è interessante, restringiamo la cima, che deve essere un pochino più appuntita, quindi facciamo Alt tasto destro, S, restringiamo questo, ok, e poi infine un piccolo trucco dal tutorial da cui sono partito, di cui vi darò poi nella descrizione il link originario. C'è un'altra piccola avvertenza che si può fare, e cioè vedendolo dall'alto vedete che compare come questa specie di esagono. Ora a questo punto io devo, voglio selezionare tutte le fronde, insomma tutti i rami che sono sotto questo, tutti e sotto, quindi a nord, a est, a sud e a ovest. Per farlo e per riuscire a selezionarli tutti, perché vedete che se io faccio semplicemente se seleziono semplicemente con il shift, seleziono praticamente solo la parte più alta, ma se io voglio selezionare tutte le vedete che ho selezionato, sì, anzi in realtà quello esterno, ma se io voglio selezionare anche tutte le parti interne, ho bisogno di avere una selezione anche dei vertici nascosti. Questa selezione che i vertici nascosti, facciamo A, la ottengo con premendo Z. Allora, Z è una caratteristica che si trova anche da qua sotto, questa credo, limita la selezione al visibile. Quindi se io clicco questo, questo è equivalente a fare sostanzialmente uno Z, ecco, lo Z praticamente fa vedere tutto l'oggetto ai raggi Z, cioè ai raggi X. Quindi a questo punto io, se seleziono qua gli oggetti attraverso la selezione a bordo, si chiama, quindi io premo B, B o scatola anche, cioè se io premo B vedete che compare un più. Se a questo punto faccio, trascino il mouse, vedete che mi compare sostanzialmente un rettangolo. Quando lascio, lui seleziona tutti gli oggetti ai raggi X, quindi fino alla fine dell'albero. Stessa cosa faccio qua, se faccio B e faccio di nuovo B e poi seleziono questi, aggiungo questi altri elementi e poi facendo B e poi sempre cliccando e trascinando seleziono questi elementi e poi B, gestisco e clicco questi. Ok, allora le selezioni di questo tipo sono parecchie, adesso non sto qui a definire esattamente come si possono definire. Non perdete la selezione, quindi adesso oscillo, vedete che praticamente mi fa vedere l'albero raggi X, sono tutti selezionati questi oggetti. Se premo di nuovo Z vedete che non vedo più i raggi X, il mio albero, e a questo punto la cosa che potrei fare è di creare, diciamo, un pochino di movimento nelle fronde, nel senso farle non completamente tonde, ma fare in modo tale, facendo S e sarebbe Shift Z, vediamo se me lo fa, Shift Z, voglio faccio praticamente rientrare sostanzialmente questi oggetti, no? Cioè queste fronde. In questo modo, con Alt, si ottengono, praticamente si ottiene questo piccolo effetto, che magari posso fare a questo punto A, S, Shift, Z, per estenderlo un po', no, Ctrl Z, Escape, facciamo Tab. Vedete che si ottiene questo effetto sostanzialmente fatto così, no? Che ha questo movimento. Oppure posso farlo anche verso l'esterno, insomma, in maniera tale da ottenere un effetto non proprio banale, no? del nostro albero. Questo è un piccolo trucco. Oppure fate come, insomma, vi viene. L'importante è appunto riuscire a ottenere un effetto non standard. Una volta fatto questo mestiere possiamo poi andare a mettere il tronco di questo albero.
al tronco di questo albero lo si fa semplicemente aggiungendo, facendo modalità modifica, facciamo Shift A, aggiungiamo un altro cilindrino, questo, e cerchiamo di metterlo proprio in modo tale che sia allineato al centro del nostro alberello. E quindi cosa facciamo di questo? O facciamo con G, aspettate che magari facciamo Z per vedere tutto in area GX, e poi facciamo G e lo facciamo centrato, per esempio anche a occhio, e magari lo facciamo un pochino più piccolo, SZ, in modo tale che sia il nostro tronco, il nostro albero. E per riuscire a farlo un pochino magari più alto, facciamo S Shift Z, no? Ctrl Z, SZ. Ok, la possiamo fare un pochino più lungo e poi la possiamo abbassare. E così abbiamo di fatto Z per vedere di nuovo il nostro albero. E poi possiamo metterci, no, possiamo farlo, andiamo un po' nel nostro tronchino, lo allarghiamo un po' e ci aggiungiamo magari con Ctrl R un anello, vedete? E questo anello possiamo magari renderlo un pochino più cicciuto in modo tale da ottenere, diciamo, okay, un tronco che non sia proprio squadrato. Poi, se proprio vogliamo mettere altre cose, possiamo anche prendere e con questo sistema che abbiamo visto del movimento proporzionale e metterci un po' di movimento, nel senso che possiamo fare, selezioniamo uno spigolo, ad esempio, e poi muovere questo spigolo mentre abbiamo il proporzionale attivo e quindi ottenere un po' di movimento, insomma, del fogliame in modo tale che non sia proprio noioso. Per il colore sappiamo già come si fa, nel senso che selezioniamo tutta la chioma, quindi facciamo L e abbiamo selezionato tutta la chioma. Andiamo a metterci il materiale e nel materiale ci mettiamo nuovo materiale in questo caso. E il colore lo mettiamo verde, ok. E poi invece, quando andiamo a selezionare, quindi A, se selezioniamo invece questa parte di sotto, che sarebbe il tronco, ci aggiungiamo un nuovo materiale. Questo materiale, che è questo, gli facciamo nuovo. Questo nuovo materiale lo facciamo marrone, se ci riusciamo, quindi tipo arancio e poi scuro. Ok? E poi diciamo che questi vertici selezionati li assegniamo a questo materiale in modo tale da avere il nostro albero che ha la chioma sostanzialmente verde e il tronco, insomma, marrone, magari un pochino meno scuro di questo. Comunque in questo modo abbiamo fatto un primordio di albero, diciamo lo poli. Abbiamo 128 vertici complessivi, non sono pochissimi, ma non sono neanche tantissimi. Se vogliamo ridurre il numero di vertici, potremmo ridurre la quantità di anelli. E così riduciamo sostanzialmente il peso. Allora, giusto per dire, questa tecnica la trovate su YouTube all'indirizzo che scriverò nelle annotazioni. Niente, quindi nelle prossime video vedremo qualche cosa di simile, sempre per fare degli altri esempi di alberi o di strutture naturali low poly.